Ciao a tutti, oggi assisteremo all'ultima attività di laboratorio condotta dal Liceo Lussana per Bergamo Scienza, intitolato L'energia dell'arcobaleno. Don't you forget about me, don't only emptiness remains. Professoressa Delfino, in che cosa consiste questo progetto? Il nostro liceo partecipa al Festival di Bergamo Scienza fin dalle primissime edizioni. Questa manifestazione infatti si pone l'obiettivo di avvicinare i giovani, un po' tutti i cittadini, ma soprattutto i giovani, alle attività scientifiche. E perché scegliere come titolo dell'attività l'energia dell'arcobaleno? Il titolo naturalmente deve un po' accattivare l'attenzione, rendere interessante l'attività, e unire l'energia all'arcobaleno ci sembrava un modo abbastanza simpatico di attirare l'attenzione su questo laboratorio che in realtà si occupa del ruolo biologico della fotosintesi. Questa reazione è una reazione che dal punto di vista biochimico è molto complessa e nasconde nelle sue pieghe degli aspetti che secondo noi valeva la pena approfondire. Lei crede che assistere a una lezione dove un proprio pari a svolgere la funzione di insegnante garantisca un maggior apprendimento? Beh, questo in realtà è uno dei nostri obiettivi, quello di formare degli studenti che possano poi provare a mettersi dall'altra parte della cattedra per sperimentare le proprie capacità di divulgare le competenze, le conoscenze acquisite, sia molto importante. D'altra parte ho visto anche che i ragazzi che hanno assistito e hanno partecipato ai laboratori hanno dato dei giudizi positivi. Quindi i relatori in qualche modo sono riusciti a trasmetterle anche entusiasmo quando serviva? Sicuramente. Forse hanno giustamente usato un linguaggio abbastanza preciso e specifico, magari alcuni ragazzi più giovani non hanno magari colto tutte le sfumature. E per quanto riguarda l'esperienza, è anche questa molto importante per l'acquisizione di concetti, le credo? Ah, sicuramente, l'attività sperimentale è fondamentale per l'acquisizione di qualunque attività scientifica. Uno dei nostri obiettivi è quello di trasferire il metodo scientifico, cioè per approcciarsi a qualunque tipo di problema bisogna passare attraverso la fase sperimentale. Sicuramente anche quello, infatti gli altri anni avevamo fatto meno interattività e abbiamo visto che forse erano meno graditi. E come valuta la partecipazione dei ragazzi e il loro entusiasmo? Si sono iscritti numerosi e tutti quelli che erano iscritti erano motivati. Eravamo un buon gruppo come gruppo classe e poi anche la nostra professoressa di scienze ha spinto molto perché facessimo in tanti questa attività. Basta ricordare il fatto che sono venuti tutti in orario extrascolastico, non sono stati giustificati per il giorno dopo, quindi già questa mi sembra una dimostrazione del fatto che è un'attività che avranno valutato che potevo offrire loro anche un po' di gratificazione. È stato tempo sprecato aver passato anche magari dei pomeriggi a studiare qualcosa in più rispetto alle materie normali. No, anche perché mi hanno aiutato anche per le materie che facciamo adesso in classe, quindi sono già comportata un po' avanti. Pensavo che fosse molto interessante la biologia, mi interessa la biologia. Questa attività è stata molto interessante e devo dire che la nostra professoressa ha fatto bene a incitarci a partecipare a questa esperienza, perché davvero è una cosa che può anche rimanere negli anni.